tutto e il contrario di tutto negli episodi finali, ma soprattutto il rammarico di non aver sfruttato il più 14 costruito al 25esimo. La Sidigas Avellino esce sconfitta dal Pala del Mauro per la prima volta in campionato. La Germani Brescia pone fine alla striscia di 7 vittorie consecutive interne in Serie A con il risultato di 95-96 dopo un supplementare. Il match nasce con l'8-0 firmato dai Lombardi in avvio. La risposta di Avellino arriva con le triple di Figlioi, la Scandone carbura e corre fino al 24-19 al decimo. In uscita dal primo intervallo la Scandone tocca anche il più 10 con Diaye, ma la Leonessa con forzatura difensiva e buone scelte dall'altra parte del campo vola anche di sorpasso sul finale di primo tempo per il 38-41 con Luca Vitali. L'avvio di ripresa è promettente, Avellino sembra in pieno controllo quando di parziale vola con merito sul più 14 con il tocco di Fesenco, ma da lì è con calo brusco di soluzioni corali. Dall'altra parte Brescia non perde fiducia e martella passo dopo passo. Avellino si limita al tiro da 3, Brescia realizza da oltre l'arco ed è tutto riaperto al 30esimo con il 64-63. Fittipaldo risulta avulso in diverse soluzioni, D'Ercole entra in gioco con due triple che concedono respiro, Rich sale in cattedra e sembra trascinare Avellino, ma con i liberi e la bomba di Landry, Brescia torna avanti e solo la conclusione di Rich e l'errore di Luca Vitali spediscono tutto all'overtime. Sul più 2 negli ultimi secondi del supplementare, Michele Vitali piazza l'acuto decisivo. In uscita dal timeout, Rich trova solo il ferro. Vince Brescia con il finale di 95-96. 2-0 di Brescia su Avellino, quarto stop di fila tra Italia ed Europa, con Avellino che perde la vetta della classifica.